Buongiorno cantanti. Allora, oggi lavoreremo sulle vocali italiane. Cercheremo di fare sia degli esercizi solo su una vocale e su una nota, che esercizi con cambio vocalico. Iniziamo semplicemente prendendo un Do maggiore e provando con la respirazione corretta, quindi gonfiando bene il torace in modo naturale con un sospiro di sollievo. Deve darci una sensazione di sazietà d'aria, ma non questo. Dobbiamo iniziare a pronunciare una A, semplicemente. Quindi la vocale italiana A è una e unica ed è A. Possiamo aiutarci con diverse consonanti che vanno pronunciate sempre molto bene, quindi ma, può essere un ma, può essere un ta, ta. Genere stiamo cantando, ora stiamo pronunciando la vocale italiana. Adesso facciamo la stessa cosa con la ma, me, con la e. Allora aspettate un attimo, a, e, i, o, u e poi facciamo quelle larghe, ok, facciamo e. Sulla pronuncia corretta, su quello che dobbiamo pensare quando pronunciamo una A, una E, una I, una O, una U e la E e la U. Quindi queste sono le nostre vocali. In italiano noi abbiamo queste vocali, è molto importante. Altrimenti quando poi ci troviamo a usare la tecnica, magari sulle note molto acute o sulle note molto gravi, rischiamo di perdere il senso della vocale e di pronunciare delle cose storpiate. Ovviamente la tecnica un po' ci fa modificare leggermente la pronuncia,
rispetto a come la possiamo dire su un Do maggiore, Do diesis, Re, che sono le note su cui stiamo lavorando adesso. Però è molto importante focalizzarsi sulla vocale corretta. Nel momento in cui abbiamo la vocale corretta, ce l'abbiamo nella testa e quindi la pensiamo sempre corretta. Pensare una pronuncia corretta porta a una pronuncia corretta, quando la tecnica è naturale e ben fatta. Quindi adesso dobbiamo fare una I. Mi, ti, ri. Abbiamo lasciato indietro la E e la O. È molto importante sapere quali sono le vocali corrette da leggere. Tante volte non fanno parte della nostra parlata, del nostro regionalismo. Quindi se siamo abituati a dire delle E larghe, facciamo fatica poi a stringerle e anche viceversa, delle O strette, delle O larghe, si tende, diciamo, a fare un po' fatica a cambiare questa abitudine che abbiamo nel parlato, acquisita ormai da sempre, da quando siamo cresciuti nella nostra famiglia. Quindi noi dobbiamo imparare a pronunciare un po' tutte le sillabe possibili, in modo che inizialmente leggere un testo corretto in italiano possa, come dire, risultarci un po' una sorta di esercizietto in cui mettiamo insieme delle sillabe e dopo possiamo ripristinare il significato, quindi cantare dando un significato ma abituando la nostra bocca a una ginnastica della pronuncia corretta, che poi è quella che ci permette di dare il suono corretto a quel determinato canto. Quindi abbiamo mo, mo, to, so, do, ro. Certo, ed è una delle
vocali che ci dà spesso degli impicci, perché siamo veramente abituati a dirla in un modo e aprirla o chiuderla ci rende più o meno sguaiati, quindi dobbiamo cercare sguaiati o buffi o ci fa sentire ridicoli. Quindi dobbiamo con calma e con tranquillità cercare di esercitarci, capire che la E larga non è una E così, non bisogna metterci anche una spinta di gola per pronunciarla bene, non ce n'è nessun bisogno. Se io sono abituata nella mia parlata a dire bene, poi quando devo imparare a dire bene, non devo farlo in un modo che mi sembra da estranei, oh, che razza di parola è bene, sempre. Però, se noi stiamo facendo un esercizio, possiamo provare ad aiutarci facendo, ok, qual è la parola che dico con la E larga? Mercoledì, mercoledì, meglio mercoledì che qualsiasi altra cosa, mercoledì, vero, bene, mercoledì, mercoledì. Cerchiamo sempre di fare, io per esempio per me questo, non penso che qualcuno dica mercoledì, comunque se c'è qualcuno che usa mercoledì utilizzo un'altra parola. Io per dire, cerco sempre di fare, o cerco di fare riferimento a parole che utilizzo normalmente con la vocale che devo sostituire, le utilizzo e subito dopo associo il suono della E e la posizione alla nuova parola che devo dire. Quindi abbiamo mete, sedere, ho spostato tutto. Oh, ma caspita, cosa ho combinato? Ora lo sposto, facciamo me, com'era? Me, te, re, de, se, facciamo così. Sembra più un raga indiano, più bello. Adesso mi scappa da ridere, non ce la posso. Ok. Che mette un po' insieme tutte le vocali italiane, una dietro l'altra, quindi partendo da quella che ci dà la sensazione di essere la più stretta, pensando sempre comunque in verticale, di allungarle fino alla più larga, e poi tornare indietro fino all'altra più stretta. Quindi partiamo dalla I, finiamo con la U, e in mezzo avremo I, E, E, A, con una M. Adesso facciamo con ri. Le consonanti sono quelle che fanno veramente capire il testo. Noi certo che cantiamo sulle vocali, si canta sulle vocali, però
Però se le consonanti non sono ben pronunciate, non arriva il messaggio, non si sente il suono della parola, risulta non si capisce niente. Quindi dobbiamo cercare di lavorare tanto anche con le consonanti e quindi l'articolazione deve essere bella, vivace, non può essere pigra. Adesso abbiamo fatto mar, facciamo si, se, se, sa, so, so, su. Tu, si, se, se, sa, so, so, su. Bene, possiamo fare con ti. Ti, te, te, ta, to, tu. Per dare dei suggerimenti di esercizio, per rendere più semplici gli esercizi che poi si studiano con l'insegnante. Quindi lavorare sulle vocali, lavorare magari sulla respirazione, lavorare su alcune cose di base che si tendono a dimenticare quando si studia. Io non vado oltre, non voglio spingermi troppo sugli estremi della voce. Questo è un esercizio esclusivamente di cambio vocalico e va fatto tante volte per abituarci. Dopo si possono applicare le stesse regole alle parole, cercando di sforzarsi di cantare parole, come potrebbe essere certo. Certo, io dico certo, e quindi mi viene facile, ma se devo dire sempre, che io pronuncio con la E stretta nel mio parlato, in realtà devo imparare a dire sempre, sempre pensando che, sempre pensando che comunque sto cantando. Quando canto, devo riuscire con una certa naturalezza a cantare nel modo corretto, d'accordo? Allora, se vi interessa questo argomento, scrivetemi, chiedetemi, possiamo approfondirlo, mettetemi un like, mandatemi tanti messaggi che io sono qui pronta a rispondervi. Ciao ciao!